Benvenuti sulle frequenze di GDR Unplugged, benvenuti a questa nuova puntata speciale 200 World RPG Challenge 2018, puntata numero 4. Benvenuti, dicevo, sulle frequenze di GDR Unplugged, il vostro, nostro punto di riferimento per quanto riguarda i giochi di ruolo e di narrazione a 360 gradi. Io sono il vostro Marco, Mr. Mac, Andretto, e con me questa sera ci sono l'entusiasmante Filippo Guaitamacchi. Ciao Filippo! Ciao ciao! Ehi là! Com'è andata la settimana? Bene? Bene, normale. No, bene, normale, mi piace. Ma e sì, poi ma sì, dai. Abbiamo il sempiterno Francesco Zani. È andata bene, normale anche a te la settimana? Bene, normale, standard. Ho lanciato questo hashtag bene, hashtag bene normale. Uh-huh. Tutto bene, buonasera. E infine abbiamo il sempre verde Luca Maiorani. Ciao Luca. Ciao a tutti. Anche a te è andata sempre bene, normale, la settimana? Sì, ma si può dire che ha fatto cagare, quindi sì, è andata bene, normale. Oh, allora, ah, lui è andata bene, normale, standard, ok. Come vedete, bene, normale, più. Come vedete, invece, per me la settimana è iniziata spumeggiante, occhiali da sole, cappello e calice di vino rosso. Mentre passo bello bello a salutare chi ci sta seguendo in chat, ciao a tutti quanti, se lo ringraziamo e salutiamo anche i nostri follower che ci sostengono sempre sulla nostra pagina Patreon e ricordiamo di mettere un cuoricino, dovrebbe essere qui sopra da qualche parte, cuoriciate e dite ai vostri parenti, amici, morose, mogli, mariti, noi non facciamo differenze, anche le famiglie italiane allargate, cani, bestie, eccetera eccetera, di cuoriciare. Dite alla nonna di mettere il cuoricino, per favore. Esatto, che è anche una cosa carina detta così, molto più carina di come l'avevo detta io. Allora, intanto diciamo a chi ci sta seguendo di darci feedback, se si sente bene, se si vede bene, perché il martedì è un po' il hashtag martedì maledetto, si è due settimane che non riusciamo ad andare comodi comodi a giocare sti giochi. Ci sarà qualcuno che ci boicotta? Saranno ma da quando, sono da quando sono arrivato io, circa, quindi indizio nell'aria c'è, esatto. Uh-huh. Sai che due indizi fanno una prova, come diceva Sherlock Holmes. E questa è la terza volta. E per non c'è due senza tre, diceva Watson, direi di andare un attimo a dare un'indicazione di massima di cosa stiamo per fare. Allora, se non sapete cosa sono i 200 World RPG, 200 World RPG, guardatevi le puntate scorse che non sono state registrate, per cui adesso Francesco vi rispiega di nuovo cosa sono i 200 World RPG. Fondamentalmente sono una scusa per fare una serata in cui nessuno aveva voglia di leggere giochi, quindi prendiamo queste cose da 200 parole e le giochiamo immediatamente per voi, soffrendo tantissimo per cercare di tradurre dall'inglese questi testi contorti, cercare di capire come funzionano e dando voti strampalati perché sì. Mi sembra giusto. Però questa volta, come l'altra volta, saranno solo giochi italiani, quindi non vanno tradotti dall'inglese, giusto? No, esatto, al contrario. E invece no, perché anche stavolta i giochi sono scritti tutti in inglese, perché per partecipare alla challenge vanno scritti in inglese. Quindi a maggior ragione, pregati lo stesso. Chi non sa proprio l'inglese perfetto e l'ha scritto in inglese, è ancora più confuso di come potrebbe essere un inglese che ha scritto esatto. In inglese. Poi, siccome bisogna sintetizzare tutto in 200 parole, è ancora più incasinata la cosa. Esatto. Tra l'altro stavo pensando, se dovessimo farne una versione italiana, dovremmo chiamarlo speciale 200 parole GDR sfida 2018. Ma magari anche no. Ma perché queste traduzioni? Dì la verità, tu sei per le traduzioni quelle un po' di fantasia, come i titoli dei film che a volte vengono in Italia con tutta un'altra roba, o i titoli dei libri, come la svastica sul sole. E che se ne dica rende il contenuto. Ma parliamo delle cose importanti. Marco, sembri in vacanza con il cappello e gli occhiali. Ma io quando sono su sei in vacanza? In diretta da Cuba, con un altro fuso orario.
Esatto, c'è il mio amico Fidel qui vicino. No, in realtà è che quando io sono su GDR Unplugged in compagnia dei nostri follower, per me è come essere sempre in vacanza. Infatti, come notate, cerco di starci più sere possibile durante la settimana. Ieri sera con Patafisic Wonder, andatevela a cuccare, e ci sarò anche domani sera con Vito da Role Player, per non parlare di venerdì sera, per cui sono sempre a casa vostra. Basta che accendiate il nostro canale Twitch. Cosa ci propone il menù questa sera, Francesco? Questa sera facciamo più finta di giocare del solito e quindi giochiamo giochi che non hanno meccaniche. No, non è vero. Io non ho portato dadi, non ho portato tarocchi, non ho portato niente, eh? Ho io tutto, io ho Ma tarocchi, dadi, quello che vuoi io ce l'ho, io ho tutto. Filippo ha portato i taroghi come al solito che non Da, useremo mai. non useremo mai, ma vabbè. È una scusa per fargli portare, ormai si è trasformato in una gag questa cosa. Quindi, stasera continuiamo, l'abbiamo già detto 3 volte, a provare giochi italiani e comincerei subito con Kamikami di Loris Casagrandi. Ma è il fratello di E Kamikaze? non credo. No. Ma vedremo, te lo dico dopo se è un gioco da suicidio. Ah, no, 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 con i kami carini I giapponesi. kami sono gli spiritelli giapponesi. Adesso non fate i nerd saccentini. La Fate mia era una quelli che battuta. sanno tutti. La mia era una battuta e anche brutta, tra l'altro, era da ignorare completamente. Bene. Allora, vado a Dunque. cliccare. Mentre io vado a mettere a schermo il testo del gioco, qualcuno vada ad illustrarlo. Che fondamentalmente vuol dire leggerlo in diretta e tradurlo per voi. Quindi, il Ovvio. gioco consiste in questo: ognuno crea uno spiritello, ok? Ispirato ad un animaletto o a un elemento naturale. Scrive un nome e una descrizione parodistica. Un dominio porta fortuna o sfortuna a questo dominio. Lo sceglie o lo scopre durante il gioco, a seconda di quello che vi garba, e non viene detto agli altri giocatori. Un giocatore parte e racconta una scena. La scena parte in un villaggio giapponese medievale. Ogni scena nello stesso villaggio. Il primo giocatore descrive come il suo spiritello entra nel villaggio e come si mostra agli abitanti o cosa sta facendo quando gli abitanti lo trovano. A quel punto i giocatori in senso orario, noi andremo in ordine di quello che ci pare, perché non abbiamo un senso orario, dicono il primo come reagiscono i bambini, il secondo come reagiscono le donne, il terzo come reagiscono gli uomini. I giocatori possono descrivere elementi del villaggio, mentre lo spirito descrive come reagisce alla reazione umana. Quindi è un react del react, come i classici su YouTube insegnano. Si passa tra le varie reazioni e a quel punto la scena finisce. Lo spirito. Un secondo, mi sono perso. Lo spirito o il primo giocatore che non gioca agli abitanti, quindi la persona che gioca lo spirito, chiude la scena e lo fa quando vuole, ovvero quando ha in testa un uso, un modo di fare che può essere attribuito al villaggio. Ok? Viene scritta questa cosa su un foglio della tradizione. Nello specifico, cosa viene scritto? Il nome dello spirito, una cosa fatta da una delle 3 categorie di abitanti e come questo cambia il dominio. Ok? Sì, non mi è proprio chiarissimo, possiamo Vabbè, lo provare. vedremo. Tra Esatto. l'altro, la puntata la stiamo anche registrando in modo che se salta la linea, come sta succedendo, credo ora, la possiamo mandare in differita o no? Sì, in teoria sta registrando perché il programma mi dice ferma registrazione, quindi in teoria la sta registrando. In teoria. Perché penso che siamo tipo offline, tipo.
è morto tutto. Signori, dicono... noi vi vogliamo bene e ci proviamo con tutto noi stessi. Proviamo, vabbè, facciamo finta di niente. Ma non ho è avuto possibile che martedì sia sempre così maledetto. Ho avuto delle lamentele, ma non so se sono vere, quindi andiamo avanti. Dove l'hai trovato? Ah, perché sono i tuoi amici. Certo. Del resto, a chi si assomiglia, si piglia, chissà che amici hai. Sai che un giorno vorrei conoscerli i tuoi amici. Ok, quindi messeri, immaginatevi il vostro spiritello sulla base di un animale o un elemento naturale. Ok. Scrivete un nome e una descrizione, fate una cavolata, e poi scegliete un dominio o lasciate che emerga in gioco. La cosa importante è che non lo diciate. Il dominio, l'animale, sì, o l'elemento. Allora, il dominio rimane segreto, il resto penso possa essere detto. Penso anch'io. E dice, porti fortuna o sfortuna di questo dominio. Ah, quindi è un dominio, ok. Allora, va bene, io la faccio il procione giapponese, il tanuki. Ok. Ah, ok, perché dici il coso. Ok, facciamolo in ordine allora. Dici nome e descrizione parodistica. Allora, nome poco. Descrizione parodistica dei testicoli giganteschi su cui rimbalza. Ok. È un Pokémon praticamente. Okay. Ok. Qualcun altro? Ok, vado io. Sì. Il mio spiritello si chiama Monokuma. È un orsetto. È bianco e nero e ha sempre un salmone gigante in mano. Il tutto si riduce sempre a due persone. Questa cosa non mi stupisce affatto, perché? Chissà come mai. Vero? Uno vivrà. Del resto, devo pensare a un nome giapponese. Ha perfettamente senso. Il mio spiritello si chiama Yo-Yo. Parte. Ed è un i tizi di Elmo hanno fatto piccolo tornado per la città come chiunque altro. Accusarlo perché non ha... E all'interno del flusso d'aria girano delle palle che rappresentano gli occhi e altri svariati oggetti che rappresentano stai tranquillo che intendo seguire qualsiasi traccia parte dei sforzi di scovare chi si nasconde dietro le sofferenze di Neverwinter. Mm-hmm. Fatto bene Marco? A portarmi questo, Gerarch. Uh-huh. C'è qualche tipo di ricompensa per aver portato questo alla tua attenzione? Io che non conosco gli spiriti giapponesi, non posso giocare a sto gioco. Cosa? Ma in realtà io non conosco gli spiriti. Che mi dice fai schifo. Gli elementi naturali li conosci, gli animali li conosci. È un caso. Quindi basta che scelgo un elemento naturale e un animale. No, cioè io vedi animale, come sì. Ci si sente. Uno dell'altro. Ok. Allora. Penso che sceglierò. Quanto sei boss quando fai così, vestito in quel modo? Ma... allora fammi pensare, il panda, okay. No, c'è già un orso bianco, c'è già c'è un orsetto e un tanuki. Se prendi anche il panda facciamo confusione. Esatto, prenderò un'altra cosa, un uccello, abbiamo un uccello, un topo, prenderò un topo. Ok, va bene. Ecco, l'unica cosa che devi sapere del giapponese è per il nome, ma se vuoi puoi usare un generatore di nomi di spiriti giapponesi che penso esista. Si chiama Pikachu. Esatto. È un topo. Allora, prenderò un topo giallo che si molto chiama bene. Pikachu. Scusa, ma per l'animismo, il fatto che tutte queste persone siano fan di Pikachu non lo crea come spirito? Sono sicuro che c'è un'ambientazione dove questo succede. Un topo giallo e basta. Cosa fa d'altro? Cos'ha? E lancia fulmini. Ok. Molto bene. Adesso scegliamo. Scegli il dominio, ma non dirlo. Oppure okay. Fai in modo che venga fuori durante il gioco. Okay. Scegliamo il primo giocatore. Se volete, lo estraggo a caso. Lo estraggo a caso. Ho deciso che lo estraggo a caso. Facciamo 1, 2, 3, 4 4 è Marco ed è uscito proprio 4, quindi inizia Marco, quindi ritiri.
No, quindi mi piace la regola del dado. Sto allora, cercando di far funzionare Twitch, ritira. Io va sono bene, master. va bene, inizio io, va bene. Grazie. Tu che hai questa scusa dei problemi tecnici che ormai è tipo... Mi è morto il gatto, quanti gatti hai? Allora... Apprezzo questa gente, tanto ne hanno 9 vite ognuno e ho 5 gatti, ecco, quindi 5 mi è morto 9, il gatto 45. Per la quarta volta, ne ho ancora 5 vite. Andiamo nel senso orario che vedo io. Ok, quindi tu racconti quello che fa il tuo spirito, okay. Luca racconta quello, cioè la reazione dei bambini, Marco racconta la reazione delle donne e io racconto la reazione degli uomini. Ok, quindi io devo praticamente fare il setting, cioè il framing della scena nel piccolo villaggio medievale giapponese, descrivo come il mio spiritello entra nel villaggio e come si mostra agli abitanti. Esatto. Ok. Allora, praticamente è notte. E, mi immagino che c'è una fiaccolata e vicino al pozzo si sente tipo stump, 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 un rumore gommoso. Illuminato dalle fiaccole compare questo orsetto che con molta foga e dedizione sta battendo questo salmone gigante, la testa la sta battendo sul bordo del pozzo di pietra. Il salmone si dimena ma lo sta tipo cercando di uccidere a colpi sull'angolo di pietra del pozzo. Ditemi voi. Allora, i bambini che ovviamente sono svegli perché c'è la fiaccolata, da quello che ho capito. Sì. Sono divertiti, prendono chi una ciabatta, chi una lucertola, chi una pietra, iniziano a sbatterla anche loro sul pozzo o su altri posti. Così, anche io, urlando forsennatamente. Imitano l'orsetto. Ok. Ok, questo è quello che fanno i bambini. Tocca alle donne. Sì. Le donne assolutamente scandalizzate arrossiscono e gridano nascondendosi gli occhi, ma alcune sbirciando tra le dita. Basta così? Beh. No, volevo sapere se volevi aggiungere altro, scusami, non era per... Ah, no, pensavo non di mi stavo micro aggredendo. Allora, vuoi che faccia un background di 10 pagine? E te lo presento per domani mattina sulla tua scrivania. Mamma mia, come ti offendi però. Gli uomini sono infastiditi dalla cosa. La fiaccolata è un momento solenne e il fatto che i bambini, seguendo l'orsetto, si mettano a battere contro il pozzo non gli piace, dà fastidio. Ok, ora lo spirito, se è finito, descrive la sua reazione alle varie reazioni umane, una per ciascuna, fino a che non finisce la scena. Allora, praticamente l'orsetto, quando i bambini iniziano a fare questa cosa, smette anche lui smette di sbattere il salmone sul pozzo, li guarda ed è tipo rapito da loro, tipo si mette lì a dire oh carini, cioè proprio è addolcito dai bambini che lo imitano. Poi però quando nota che gli adulti lo stanno guardando e sono infastiditi o le donne si coprono il volto davanti a quello che i bambini stanno facendo, si paralizza, non sa dove andare e si nasconde rapidamente nel pozzo, tipo pruf, dentro. Ok. È carino. Poi lo spirito o uno che non ha giocato gli abitanti, in questo caso non c'è perché siamo esattamente in 4, finisce la scena, finisce la scena. Allora, dice, finisce la scena quando hai un nuovo uso costume. Quando hai un nuovo uso costume, non so esattamente, cioè potrei dire ad esempio che è uso che durante la fiaccolata i bambini, cioè questa cosa qua diventa proprio tradizione, che i bambini devono prendere delle cose e sbatterla alla fine della fiaccolata contro il pozzo. Ok, me la scrivo tra l'altro. Allora,
Tra l'altro, quello che chi ha finito la scena, cioè io, scrive uno statement su il foglio delle tradizioni che ce l'ho. Cioè, nome dello spirito. Una delle cose fatte da uno degli abitanti, e lo spirito scrive come questa cosa ha cambiato il suo dominio. Ad esempio, quando lo spirito arriva, i bambini si nascondono sotto le gonne delle donne, e la produzione di riso fu generosa. Ok, io la scrivo e la dico? Sì. Ok, allora, un attimo che scrivo qua. Il tradizione è pubblico, quindi... Beh, puoi dircela a voce senza stare a scriverla fisicamente. Ok, no, perché a me così era più chiaro. Allora, quando Monokuma arrivò al villaggio, tutti i bambini iniziarono a fare chiasso attorno al pozzo, scacciando tutti gli assassini dal villaggio. Ok. Qualcun altro vuole giocare una scena? Sì, facciamo almeno un'altra, così faccio anche io il cittadino. Un'altra sì, mi sembra. Chi vuole? No, posso andare io, dai. Allora, è mattina nel villaggio. I contadini si svegliano per andare a prendere il raccolto e al posto di nel senso le barbabietole, le verdure, non so cosa ci sia tipico in Giappone, ci sono delle scarpe. Quindi tutti i contadini si ritrovano con le scarpe e che sono state messe da poco, che è lì dietro un albero che se la ride. Ok. Marco, come reagiscono i bambini? Questo è interessante. I bambini si avvicinano incuriositi. E... fammi pensare. Adesso io devo prendere spunto che da quello che era successo prima. Non per forza. Qua dice che però tu in quanto giocatore degli abitanti puoi aggiungere elementi al villaggio se vuoi. Ah, ok. I bambini si avvicinano incuriositi. Cos'è che sta battendo? Cos'ha alle scarpe? No, ha messo le scarpe al posto delle verdure. Scusa, avevo capito che aveva rubato delle scarpe. Il terreno tipo le verdure, però sono scarpe, scarponcini, cos'è? I bambini al posto delle carote nell'orto sono piantate delle scarpe. Le scarpe o al posto delle barbabietole vengono fuori le scarpe. E l'ha messe poco. Ok, i bambini si avvicinano incuriositi chiamandosi gli uni con gli altri e cominciano a ridacchiare indicando le scarpe. Basta, mi fermo così. Ok, io faccio le donne quindi, giusto? Vai. No, tu fai gli uomini. Io faccio gli uomini perché in senso... Ok. Le donne... sai cosa? Tirano un ceffone ai bambini e li accusano di aver tirato uno scherzone durante la notte. Ma sai che ce l'avevo in mente anch'io, però ho detto, io non posso decidere cosa fanno quelli dopo. Gli uomini invece, coltivare la terra, sarà un lavoro da femmine o da maschi, ma entrambi, comunque... Gli uomini iniziano a controllare il campo, estraggono un po' di scarponi e di scarpe al posto delle barbabietole e si guardano, però si rallegrano subito di questa cosa e iniziano a provarsele, perché è ben meglio trovare le scarpe invece delle barbabietole per terra. Ok. A questo punto Poco vede che il suo scherzo non sta funzionando e allora nella notte amareggiato restituisce tutte le barbabietole, le fa trovare tutte già belle pronte all'ingresso del villaggio. Ok. Pronte per la mattina. Ok, io direi che ce l'ho un uso e costume.
Ok. Ok. Sì, direi che è usanza, quando si pianta il raccolto, regalare uno scarpone per portare buona fortuna, in modo che ti porti un raccolto prospero. Ok. Ok, sì, in teoria avresti dovuto utilizzare una delle cose che abbiamo detto noi. Perché la formula è standard, è quando poco arrivò al villaggio. Ah, vero. Scegli una delle tre cose che abbiamo fatto noi e poi quel cazzo che vuoi dopo. Cioè, quel cazzo che vuoi dopo è legato al tuo dominio. È vero. Beh, io mi ero legato più che altro agli uomini che erano felici e hanno preso gli scarponi. Quindi, ok, tipo, quando poco arrivò al villaggio, gli uomini furono tutti felici degli scarponi trovati nell'orto. Sì. E poi la cosa che hai detto tu dopo, prima. Sì. Ok. Vogliamo fare una terza, passiamo oltre? Come volete voi. Marco? Decidete voi. Io sto facendo il live perché porca di quella zozza non va la live stasera, visto che è andata ieri sera. Ma tutte le settimane, va lunedì, va mercoledì, martedì non va. Perché ci sono io, capisci? E allora devo ucciderti. È proprio lui, non devi smettere di invitarmi. No, tu continua a venire, spostiamo qualcos'altro, spostiamo lo streaming. Tu continua a venire, non capisco perché non va. Vabbè, mi spiace. Vabbè, basta che la registri e poi la metti in differita, pazienza. E il programma mi sta dicendo che sta registrando, speriamo. Vabbè, speriamo. Oppure, non lo so, dalla prossima volta ci mettiamo su YouTube diretti. Vediamo, insomma, ragioneremo su questa cosa. Le subscription. Come volete, se uno di voi due vuole fare un'altra scena come spirito, se no cambiamo gioco. No, io vedo che sono il 10, passiamo oltre. Dai, ok. Voto di questo. Passiamo oltre, quanti spiritelli diamanti, quanti scarponi diamo a questo gioco? Io do 3 ursi e mezzo, perché comunque mi è piaciuto. Allora, Luca? Vai. Allora, mi piace il tema, vabbè, Giappone feudale come vince facile. Esatto. Mi piace anche come è strutturata la cosa. Per quello che è, direi 3 scarponi su 5, dai. Allora, io ho partecipato poco perché ero impegnato un attimo con i problemi tecnici. In sala motori, esatto. Esatto, Scotty, beam me up. Però gli do, allora, mi piace l'idea, mi piace l'ambientazione e come è stato integrato le meccaniche che ci sono all'interno nell'ambientazione e nella quello che si voleva realizzare. L'unica cosa è che non so bene, cioè oltre a tirare fuori un uso comune che è comunque una cosa simpatica, non so bene poi che sviluppi ci sia, cioè sono tutte cose un po' a sé stanti, neanche collegate tra di loro, non c'è neanche un meccanismo che collega le varie tra di loro. Io gli do un 3 e mezzo, 3 kami e mezzo, perché mi è piaciuto, però non c'è un collegamento, cioè è come dire, ok, facciamo una scena e 3 commenti, facciamo una scena e 3 commenti, e non capisco come queste stiano insieme nel gioco. Sì, infatti sarebbe stato carino se le cose che costruivi prima in qualche modo rimanevano. Ti faccio un esempio stupido, microscope, tu prendi cose che possono essere anche sparse qua e là, ma fanno tutte parte di un insieme. Cioè vai comunque a visualizzare, cioè anche altri giochi dove giochi, per esempio, anche Shock, per esempio, in cui i personaggi, le storie dei personaggi possono non essere collegate, però fanno tutte parte di un mondo. Cioè c'è comunque qualcosa che collega le storie. Anche Troll Babe collega le storie delle Troll Babe, anche se non si incontrano mai. Può essere voluto, però allora non capisco perché sia voluto che siano separate. Cioè, a me sembra più una non presa di posizione da parte del designer. Allora, 2 osservazioni. Una cosa che le collega c'è, ed è il foglio della tradizione. Il fatto che noi non siamo andati avanti abbastanza per vedere le ripercussioni degli usi che abbiamo stabilito su le scene
o comunque non abbiamo giocato scene particolarmente complesse ed elaborate che ci permettessero di reincorporare gli usi, non vuol dire che non ci sia il potenziale per il collegamento. E questa è una cosa. Scusami, la seconda cosa mi è arrivato... Scusami un attimo, volevo fare un commento su questo che hai detto. Capisco, allora, sottinteso che dici, dovrebbe esserci il fatto che le tradizioni debbano essere incorporate comunque, allora. Sì, forse sì, però se sono molte poi inizia ad essere... È difficile costruirci sopra. Tra l'altro è una scelta alla fine, cioè così com'è è un buon generatore di usi e costumi giapponesi, tipo... Cioè, se lo prendi per quello che è, comunque, tu puoi prendere questa cosa qua e metterla da qualche altra parte dicendo, cioè, per ispirarti a un villaggio dove succede questa cosa. Tipo, non mi sarebbe venuto in mente la cosa del pozzo con l'orsetto, che questa cosa qua non mi sarebbe venuta in mente da solo, ma è venuta in mente mettendo insieme i nostri quattro spunti, ad esempio. In pratica è un motore di scrittura interattiva, tipo, collaborativa. Per creare lore giapponese carina. Ok. Non sono necessariamente d'accordo, però se è usato come puro strumento, funziona benissimo. Di chi è questo gioco? Di Loris. Allora, invitiamo Loris quando vedrà in differita questo gioco, anzi andiamolo a taggare. A spiegarci, esatto. Cosa ne pensa dei nostri commenti. Sì, e magari darci spiegazioni al gioco. A lui servono i nostri commenti, a noi servono le sue spiegazioni. Per cui... Ok. Detto ciò, passiamo oltre, mandiamo tanti bacini a Loris. E proviamo... Hanging like pigs. Quindi appesi come maiali. Hanging like pigs. Molto bene. Vado a recuperarlo. Di Davide Vediamo. Cavalli. Sì, ok. Nome e cognome, perché... La guerra è finita, gli attori fascisti hanno il tempo di pensare prima di essere appesi. Yeah! Esatto. Però è un gioco per i due giocatori, eh? Dobbiamo sceglierne due. Non è un problema, se non vi dispiace. Sì, sì. No, nessunissimo problema. Abbiamo giocato anche giochi da uno solo, cosa vuoi? Sì, infatti. Allora, ci manca uno strumento su cui disegnare, quindi se qualcuno ha piacere di prendere un foglio tra di voi... E disegnare, ecco, esatto, abbiamo il nostro grafico di fiducia, quindi Luca, sì, armati. Nel frattempo vi dico come funziona il gioco. Allora, la guerra è finita e un ufficiale fascista ha tempo di pensare prima di essere impiccato. È un gioco da due giocatori che richiede di descrivere una situazione, ok, non un evento in particolare. Si disegna un cerchio al centro di un foglio bianco e questo diventerà il simbolo del nostro fascismo. Quindi okay. È un fascismo che ci immaginiamo. Vittima usa le domande da ogni lista per impostare una scena che deve dare un'idea di dove sta succedendo questa cosa, chi è la vittima, di questo avvenimento, di questa situazione, e di cosa sperano e cosa succederà. Cosa spera che succeda e cosa succederà. Okay. Ok, scelti dalle liste per l'appunto. A quel punto disegna una nuova parte del simbolo. Quindi Luca, se hai il piacere di fare... La vittima, sì. Le domande sono quelle che vi dico. Sì. Nel frattempo, fascista, tu termini la scena spiegando come tu o i tuoi soldati e la vittima sono arrivati lì e perché. E perché per la prima volta hai pensato che
fosse necessario silenziare un dissidente, fosse necessario un imperativo ad uccidere, no. Cioè, se era imperativo uccidere esatto. qualcuno? Esatto, hai pensato che fosse imperativo uccidere qualcuno, hai pensato che fosse importante eseguire un bambino, bene. Far fare un bambino, oppure fosse giusto stuprare qualcuno. Fosse il mio dice. Diritto stuprare, ok. E perché non l'hai prevenuto? E io, ok. Ok? A quel punto... In teoria dovrei, ok, dovrei macchiare il simbolo con disegni ispirati alla scena, ma lo farà comunque Luca. Esatto. A quel punto si chiamano i ruoli. Non ho molto capito, ma ok. Sì, il problema è che un pochettino questa cosa perderà, perché quando si scambiano i ruoli ci sarà la vittima bis che andrà avanti col simbolo che ha iniziato la vittima prima. Cioè c'è questa cosa qua di scambio nei disegni che non potremo fare, purtroppo, a meno che non usiamo una tavoletta, un coso per disegnare online, ma è un casino perché prenderla così e su due piedi non saprei dove andare. No, infatti direi che non è il caso. Sfrutteremo le mani di Luca e gli esatto, chiederemo però... di disegnare quello che desideriamo. Esatto. Quindi Luca ci mietta, disegna. Quindi chi vuole fare il primo fascista? La prima vittima è Luca, perché sta facendo... Bah, io ho già fatto Lupo, ho già fatto gli androidi scemi. Cioè, posso farlo io? Dai, sì, fallo tu. Vai. Allora, quindi, Luca. Parto io, devo scegliere una domanda dalla lista e utilizzare quella per settare una scena, giusto? Dove si ambienta, chi è la vittima? Esatto. Cosa spera la vittima o chi? Credo sia la vittima. Finest list, qual è la prima lista? Questa è un'ottima domanda. Questa è proprio un'ottimissima domanda che tutti si stavano chiedendo in sala. Vediamo. Aspetta, me la sono persa. Che domanda? Poi dice, prima lista, seconda lista, quale? Quali sono? Allora, la prima lista sarà quella When you start believing in fascism e la seconda lista Necessary to silence dissent. Ma qual è la domanda che devo scegliere per impostare la scena? Aspetta, nel pezzo, può essere, però, nel pezzo prima dice cosa speri, devi scegliere cosa speri dalla prima lista e la dalla non seconda funziona. Scegli cosa sta per succedere. Ma la prima lista non sono cose che puoi sperare. Allora, usi la domanda dalla prima lista per dire cosa speravi. Cosa sperava la vittima? Tra l'altro dice from each list, ma quale each list? Ce n'è solo una di lista? Perché dice each list? No, sono due liste. Ma la seconda non sono domande. Use a question from each list. Sì. Io vedo solo una lista di domande. Secondo me c'erano domande anche le seconde, ma poi ha cambiato. Sai come funzionano sti contest? Che ci lavori mentre ci lavori. E poi... Proviamo a vedere se riusciamo a farlo funzionare così. Proviamo, ok. Cioè, sono solo quelle due le liste, c'è poco da fare. Ma use a question from each list. Però la seconda non sono question proprio per no. Vabbè, sostituisci question con phrase. Vabbè, ok. Va bene. Allora, iniziamo. Quindi, dove avviene? Partiamo dalla prima. Quindi, quando hai iniziato a credere nel fascismo, allora direi che avviene. Ma siamo poco dopo l'elezione di Hitler, ma fai che siamo d'inverno. Ok. Siamo in un quartiere molto povero e c'è una madre con il figlio che passa da persona a persona chiedendo se hanno qualcosa da mangiare per lei, perché lei e il figlio stanno morendo di fame. È un inverno molto molto duro. Lei spera che qualcuno la aiuti, non so se vale, però io dico questo. E cosa sta per accadere? Beh, che se continua così probabilmente
o qualcuno la picchierà o la scaccerà. Io dico questo, vediamo. Ok. E devo disegnare la parte del simbolo, giusto? Esatto. Ok. E allora disegno... una mano vuota. Carino. Ok. Dai, che cazzo. Mi sentite? Sì. Ok, perché il computer ha dei problemi, ma sembra che si stia riprendendo. Dicevo, passa di lì l'olio che trasporta l'alto comando dei battaglioni. Uno dei bambini... No, è lei col pangoletto così affamato. Ah, allora lei si mette in mezzo alla strada, quindi bloccando il... Scende l'alto comandante che infuriato si avvicina a lei. E senza che sta tenendo in braccio il bambino. Direi che è sufficiente. Sì. E direi che puoi fare un buco in mezzo alla mano. Ottimo. Aspetta, la vedete? Sì, si vede. Sì. C'è un buco con dentro una mano con dentro un buco. È il simbolo di Padre Pio. Okay. Domanda, ma molto fascista. Voi mi vedete muovermi? No, pensavo che fossi solo molto bravo a stare fermo finora. E infatti non mi sto muovendo, era un trucco. No, in realtà scherzo. È un ventriloquo provetto. Però sei in una cosa cool, quindi non crea particolari problemi. Esatto. La terrò per quelle volte che voglio stare nudo. Bene, scambiatevi. Allora, inizio adesso a scambiarmi i ruoli. Qualcun altro vuole giocare la vittima? La gioco io? No, scambiatele voi. Perché alla fine il gioco dice di fare questo, quindi... Certo. Ah. Allora... Per la settimana prossima ci prepariamo una tipo ruota della fortuna in cui... A chi tocca? Quella fa nostra faccetta. Ok. La prossima scena ci vede nella sede di un giornale. Nello specifico stiamo seguendo un reporter che al suo computer sta finendo di digitare le ultime parole di un articolo che titola "Finalmente un cambiamento" e racconta la storia dell'ascesa del partito. Direi che è sufficiente. Okay. Sperano effettivamente che finalmente ci sia un cambiamento rispetto al passato. Da un periodo difficile, un periodo probabilmente di crisi, un periodo di incertezza.
sotto tanti punti di vista. La vittima in questo caso sarebbe il giornalista, non capito? Sì, 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 è il giornalista la vittima. Cosa succederà? Probabilmente vediamo cos'è che ci sono le opzioni. Beh, silenziare un dissidente può essere tipo sì, però per un certo tolto il privilegio di poter scrivere il libro. Ok, beh, direi che probabilmente viene pubblicato. Questo però non piace al partito, ma il nostro soldato, il nostro ufficiale è uscito a parlare col giornalista. E praticamente si vede in una stanzetta il giornalista che è seduto su una sedia, il soldato lo picchia, infatti ci sono anche schizzi di sangue, e gli dice: d'ora in poi ti diciamo noi quale linea seguire, cosa scrivere, non fare di testa tua, perché vedi cosa succede. Ah, però non mi hai detto il simbolo, non il simbolo. Giusto, hai ragione. Il simbolo che disegno è... Che poi è una nuova parte dello stesso simbolo. Sì, 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 sì. Infatti... C'è posto, esatto. Che cos'è? È una freccia con però due punte, entrambe che finiscono dove c'è la mano, dove c'è le dita della mano. Quindi il cerchio esterno diventa una freccia. Ah, ok, ho capito. Io sono tipo il meme, quello della donna con ipotenusa. Esatto. Cosa avrà una freccia, un cerchio, che cosa avrà voluto dire? Cosa avrà voluto dire? Adesso te lo... cosa del genere? Eccolo qua. Stavo sempre... Ah, ok. Perfetto. Non avrei saputo farlo. Va bene così. Filippo, stavo semplicemente descrivendo una U. Di che una U, cazzo. La tavoletta di Excel dice, esatto, che la U è il simbolo universale per il cambiamento. Comunque, Filippo, come sei maschio quando dici ma di una U allora? Ma di una U, cazzo. Allora, direi che dopo quello che è successo, c'è una goccia di sangue che cade dalla mano e sotto c'è una specie di laghetto di sangue e c'è uno spruzzo come cade la goccia. Quindi così. Come facevano i fascisti a pensare di essere i buoni con questo simbolo? Vabbè che l'SS c'avevano il teschio in testa, ma vabbè. A parte che questi qua sembra lo simbolo dell'Avis. Di Padre Pio e dell'Avis. Esatto, un misto quanto... Beh, Padre Pio e l'Avis sono cose buone, quindi capisci perché pensavano di essere nel buono. Padre Pio non è una cosa buona, ma ok. Ok, quindi... In teoria bisognerebbe andare avanti fin quando non viene impiccato il fascista, giusto? O solo una volta, forse solo una volta va fatto. Beh, quante volte lo possono impiccare, poraccio? No, dico lo scambio di ruoli. Ma c'è quante scene in realtà gioca? Andremo avanti, dice, non abbiamo cancellato tutte le domande. L'ultima domanda, ok? E poi lo impiccano. Abbiamo ancora due. Ma secondo me, comunque... richiedeva di inserire un po' di roleplay tra la chiusura della scena e quando veniva creata. A proposito, ci ha ripreso Roberto Giugno, ci ha ripreso, ha detto dovevate chiudere col roleplay. Cosa vuol dire?
Come cosa vuol dire? Ti ricordi che l'altra volta abbiamo giocato al gioco di Roberto Giugno, che c'era l'orologio con le ore da riempire e la chiusura non tagliavi la scena, ma Ah, giocavi con ok. l'epilogo. Dice anche qui dovevi chiudere con la scenetta, ok. Esatto. Io comunque continuo a essere convinto che sia un gioco migliore senza la chiusura delle scene. Io Ah, sì? no, però vabbè. Ti ricordo che tutti i giochi che hai scelto tu non sono andati in fila. Ah no, è vero, hai scelto quello del minigolf. Minigolf Che è l'unico. maledetto, che invece quello vincerà, io vincerà lui. Sono sicuro che vince lui. E noi l'abbiamo trovato proprio L'abbiamo denigrato urlando. con 0 su 5, l'unico vince. Vabbè. Vogliamo Ditemi impiccarlo? quanti impiccati date a questo gioco No, al aspetta, fulfascismo. aspetta, impicchiamolo e il fascista deve chiedersi, ne è valsa la pena? Vabbè, però non abbiamo fatto tutte le scene perché ci porterebbero a Certo, patire. vabbè, però c'è un finta. Facciamo finta, sentitevi contriti di aver giocato tipo tutte le scene. Secondo me abbiamo sbagliato tutto comunque nel Anche giocare secondo me, questo infatti io non mi sento di dargli un voto perché ci sono delle cose che non ho capito, gioco. sinceramente, tipo Allora, la roba delle liste. io presumo che invece l'abbiamo giocato abbastanza bene, nonostante l'abbiamo giocato male, ma nelle intenzioni dell'autore, e a me ti dirò che non è dispiaciuto. Io gli do 4 impiccati su 5. Boh, ma dai, io gli do una svastica sul sole su 5 invece. Guarda, io tolgo l'ultimo impiccato solo perché non si capisce bene come si gioca. Guarda, io gli Mi do lascia una un po' freddo. manbucata e mezzo su 5. Mi ha lasciato un po' freddo. Io mi sono già scordato quanto ho dato al gioco degli spiritelli. O tre e mezzo gli ho dato. Le ho dato solo 3? Sì, su Sì. cinque è un sacco, eh. Vuoi cambiare il tuo voto? Sai che quasi quasi agli spiritelli do un 4 Ma e a scusa, questo un 3? gli dai 4? Tre. Gli dai 4 perché questo ti ha fatto più Yeah. schifo e allora hai rivalutato l'altro? Beh, gli ha dato 3 No, a questo. no, ero convinto di avergli dato 4 all'altro. Può essere che mi sbaglio Ma mi è garbato davvero particolarmente. io. Quindi abbiamo la. Questo qua ha bisogno di un po' di chiarimenti, nel senso che così come è scritto al momento non è perfettamente lineare che cosa, vabbè, normale in realtà. Non è perfettamente chiaro che cosa chiede ai giocatori. Ma ha il suo perché, nel senso la questione del simbolo, di utilizzare il simbolo come metafora per gli avvenimenti, mi garba. Sai cosa? Abbasso di mezzo punto perché mi ha ricordato sta cosa del simbolo che io proprio non l'ho capita. Cioè, per esempio, mi è capitato di giocare a quello delle due tribù, Chronicle of Skinner. Ah, sì, cavolo con Skins. Mi è capitato di giocare ad altri giochi che fanno mettere il simbolo, tipo i Quiet Tier, in cui Quiet here. attraverso una mappa metti i disegni, condividi, evolvi, trasmetti informazioni anche a livello grafico. Anche Almighty Thews, per esempio, metto in questa categoria che mi è Oh, piaciuto molto. mappa. Qui invece l'uso del simbolo, cioè l'uso del simbolo condiviso, non mi è proprio. Io non ho capito a cosa serva, sinceramente. Sì, infatti, Esatto. allora è un po' tipo facciamo un gioco sul fascismo, bigò, perché di sì? Boh, mi ha lasciato proprio freddo, cioè. Aspetta, la Non. tua critica però è sul gioco. Penso che Luca parlasse del simbolo. Sì, Sì, lo disegno, ma poi non vedo, cioè non trovo. Cioè la mia è la critica di Luca espansa pure sul resto. Cioè, Capisco vi dico che il turno lo perché. crei in base a quello che succede in gioco e alle scene che si giocano. Però Forse. forse concretamente, non lo so, è una cosa fine a se stessa, anche se non ci fosse stata, non sarebbe cambiato. Sì, effettivamente quella del simbolo, cioè, allora non so se non ci fosse stata, sarebbe stato lo stesso, però non vedo non vedo motivo per cui questa meccanica del simbolo vada ad andare in sinergia col resto del gioco. Cioè, il gioco non spinge a costruire l'una sulle altre dichiarazioni in modo da andare a creare una forma comune, che potrebbe essere la metafora del simbolo.
ti chiede invece di aggiungere pezzi al simbolo, come se tu disegnassi un araldo cavalleresco. Io dico, ah, ci metto l'albero perché simboleggia la forza della casata, ci metto il cavallo perché abbiamo combattuto la guerra. Cioè, io l'ho vista più sotto questo punto di vista, che però non ci sta col resto del gioco. Secondo me è dovuto al fatto che non l'abbiamo capito. Può essere, invitiamo l'autore. Da come Davide me ne aveva parlato, il focus del gioco era proprio sull'impiccagione del fascista. Quindi era su quel momento specifico, ok? E tutto il resto di fatto sono flashback. A me tipo non mi ha dato per niente questa impressione. Abbiamo proprio mancato il modo, cioè la struttura narrativa del gioco, e quindi infatti, ci risulta anche meno chiaro. L'impiccagione non entra in gioco mai, però, ecco, questo da quello che abbiamo capito noi. Sì. Cioè, è soltanto scene, tra l'altro non sarebbero neanche flashback, perché sono una serie di scene inanellate, con sempre lo stesso personaggio, eccetera, che fa cose orrende, fisse, che possono essere uccidere a caso, uccidere i bambini perché sei cattivissimo, stuprare ed essere felice, uccidere i dissidenti perché lol, siamo malvagi, una serie di schifezze, e poi alla fine c'è l'impiccagione, ma non sono, cioè non lo so, non mi è sembrato molto cioè molto preachy anche come gioco, e preachy in modo che non funziona, cioè mentre quello dei dadi rossi e blu, ve lo ricordate, quello sì, che ti fa capire quanto sei privilegiato, è preachy in un certo senso, però cioè, lo capisci che funziona un po'. Questo qua, che cosa mi dice? Che i fascisti uccidono a caso, uccidono i bambini e stuprano? E poi alla fine ti dici, ne valsa la pena? Boh, perché? Per tradurre il termine, così se qualcuno a casa non ci segue, chiaro quello che stai dicendo. Preachy sta per moralista. Sì, esatto, ti fa la predica, diciamo. L'italiano ci fa schifo a noi. L'italiano ci fa schifo, non esiste un termine unico per dire sta roba. Vabbè. Allora, ogni volta che parlate io calo un altro punto, perché effettivamente sì, forse è meglio tagliare, andare all'altro gioco, perché effettivamente sì, cioè è come un testo che ti dice, guarda, i fascisti hanno fatto questa cosa brutta, questa cosa brutta, secondo te ne valsa la pena? Sì, non vedo senso, sinceramente. Ma poi non ti metti neanche nella situazione in cui dici, ah, io quella cosa brutta l'ho fatta per un motivo. Ti dice, no, tu fai cose orrende e non le puoi forse non puoi abbiamo mancato niente. Una meccanica. Però il gioco è quello, Cioè, se lo leggi, vabbè, prossimo. Allora, cosa facciamo ora? Bene, io sono arrivato a 2.5 stelline a sto punto e speriamo di cambiare gioco. Io ho voluto 1 fin dall'inizio, vabbè. Mi spiace, sì, però ma sono... Poi hai continuato a valorare la tua tesi, smontando il gioco di Davide, poverino, che a me sembrava figo all'inizio. Salutiamo dal nostro cuore. Davide, ti prego, spiega a Filippo che in realtà il gioco è bello e in avevo ragione non ho io, e vale 4 impiccati e mezzo. 4 svastiche sul sole su 5. Allora. Stasera 2 su 2 non li abbiamo capiti, quindi proseguiamo. No, non è vero, quello che non capiremo. Quello dei cani a me è piaciuto, gli ho dato 3 su 5, 3.5 su 5, un saccone. Sì, però abbiamo bisogno anche lì di qualche spiegazione. Ah, vabbè, un po' non è normale, adesso anche i giochi con 500 pagine bisogno di spiegazioni. Dai, proseguiamo con Chakrapur. Ok, immagino non la Extended Edition, soltanto la Normal Edition. Sì, credo la Normal, cioè andiamo con la edizione presentata. Sì. Io non farò finta di non aver visto l'Extended Edition. Finta di non aver sentito questa cosa. Anche se probabilmente appunto ci sono più informazioni, non le voglio sapere, voglio sapere quello che è stato presentato al concorso. Certo, mi sembra giusto. Il magnifico print... Quindi, la magnifica principessa orca, orchessa, si è innamorata. Pianifica di sposarsi per diventare... Scegli il tuo amante, un orgoglioso umano, un nobile nano, un saggio elfo o un orco onorabile. Onorevole, non onorabile. Ad ogni turno, ad ogni round,
uno dei tuoi compagni, uno dei tuoi compagni giocatori, tira due dadi da sei facce e sceglie uno dei valori e dice come la sua famiglia o la famiglia dell'amato o la famiglia della principessa si oppongono al matrimonio, come un altro pretendente chiede la mano della principessa. Però your hand, quindi se sceglie l'amante, credo dell'amante a questo punto, sì, perché dice come è mandato in guerra, ma come il fatto che è mandato in guerra, l'amante. Il fatto che spende tempo con lui, lei in segreto. Ok, con la principe. Come aspetta, no, aspetta, qui c'è un problema. Quello you, chi cazzo è? Sei la principessa? Sì. No, perché... è l'amante. No, perché the Magnificent Orc Princess, tra parentesi, you. Quindi quando dice you, è la Magnificent Orc Princess, secondo me. Sì. Ah, ok, sì. No, però sì. Ascoltami, no. Ad ogni turno, uno dei tuoi compagni tira due dadi da sei. Ok. Sceglie uno dei valori e dice come. Quindi è un compagno, non è la persona che gioca la principessa. E no, e dice come? No, allora scusami. E dice come? La sua famiglia si oppone. Un altro pretendente chiede la tua principessosa mano. Tu, principessa, sei mandata in guerra. Tu spendi del tempo con lui, lei, amante in segreto. Il tuo padre, re orco, probably, vuole fare un altro matrimonio per te. Quindi il you è la principessa. Sì, mi sembra abbastanza chiaro, anzi. Semplicemente gli altri giocatori hanno diritto di aggiungere cose su di te, praticamente. Ma quindi... Hai 30 secondi per dire come risolvi. Poi dice, hai 3 secondi per dire come risolvi o come ti godi la situazione. Altrimenti il tuo amato... verrà allontanato da te per sempre, ok? In caso di un pareggio o se tutti i dadi mostrano lo stesso risultato del tiro precedente, ritira. Non scegliere lo stesso valore due volte. Ad ogni turno somma i valori di tutti dei dadi precedenti scelti. Si raggiunge 13, l'amato muore. Se vai oltre 21, puoi goderti il matrimonio. Non puoi sposarti. No, se non riesci a sposarti, comunque non riesci a sposare l'amato, un altro giocatore prende il ruolo di principessa. Ok, non è molto chiara la cosa dei dadi, direi di leggere un attimo, perché dice a ogni turno uno degli altri giocatori tira due dadi. Ad ogni turno si tirano due dadi, ne viene scelto uno. Ok. Ok, e quel valore viene sommato agli altri dadi. E tra l'altro dà anche la situazione da giocare. Ah, ok, cioè sarebbe uno fa la principessa, dice chi è il suo amato. Sì. A turno, mettiamo io, tiro due dadi, ne scelgo uno e ti dico, e scelgo uno di queste cose qua, e tu hai 30 secondi per dire come risolvi o come ti godi la situazione. Se non ce la fai, in 3 secondi, perso. Non è che la scegli, siccome sono 6 possibilità. Sì, scegliendo il dado, scegli anche la situazione. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ok, ci sta. Avrebbero potuto mettere i numerini all'inizio, però, sì, cazzo. È una cosa che era sfuggita anche a me. Probabilmente andava oltre le parole, sì. Perché erano 6 parole in più, effettivamente. Perché effettivamente io, scegliendo il valore, scelgo anche cosa faccio succedere. Tra due che sono usciti. O se lo sfiga uno, se sono usciti uguali. Dice, in caso di pareggio, o se uno o due dadi mostrano un risultato precedente, ritira. De che? Cioè, sarebbe che io non posso rifare una cosa già uscita? Esatto. Se uno ti ha mandato in guerra, non posso mandarti in guerra.
Però non mi sfugge cos'è il pareggio. Con cosa il pareggio? No, penso che sia dadi uguali. Cioè di un pareggio fra i dadi? Cioè, che se fai 2-4, 2-6, 2-5, due cosi... Penso sia non prendere lo stesso valore due volte. Alla fine di ogni turno somma il valore usato con tutti i precedenti. Allora, in pratica tu tiri i due dadi. Se viene fuori lo stesso valore che era già venuto prima, devi ritirarlo. Se vengono fuori due dadi uguali, penso bisogna ritirarli. Vediamo. Che so, tie. Sì, infatti dici, nel caso di un... Lui dice tie pareggio, però in realtà intende due valori uguali. Che è poi la stessa cosa. Oppure se uno o entrambi i dadi mostrano lo stesso risultato del tiro precedente, ritira. Vabbè. Quindi fondamentalmente se ad un certo punto non possiamo scegliere dadi e non sono dadi usciti nel tiro precedente o uguali tra di loro, allora il gioco suppongo finisca. Sì. E a quel punto vediamo qual è il valore. Non è che finisce, ritiri? Sì. No. Ah, ok, dici... Solo il tiro precedente ti fa ritirare, non tutti i tiri. Se finisci il valore, il risultato finale è sempre lo stesso, Dai, allora, vabbè, iniziamo e vediamo che cosa succede. Giochiamo. Luca fa la principessa. Luca fa la principessa. Puoi fare? Ah, sì! È un'orca, sei un'orca però, eh. Oh, sì! Molto meglio. Il massimo che puoi fare è 6 più 5 più 4 più 3 più 2 più 1. Quindi 6 fattoriale. Ok. Che è proprio 21, no. Vabbè. Va bene. No, sul serio è 21, aspetta. 11, 15, è proprio 18, 21. 20, 21. Ma loro non potrei mai passare 21. Cioè, ma avevo cannonato qualcosa, quindi, Qui c'è qualcosa che non va, ragazzi. Anche perché dici, quando raggiungi 13, il 13 lo raggiungerai per forza prima di passare 21. Beh, non è detto, puoi superarlo subito se fai 21. Come fai? Dal 12 fai 6... Al massimo da 12 fai 6 e con 6 arrivi a 18 e muore l'amante. A meno che non devi sommare entrambi i dadi, no, perché tu scegli un valore solo. Solo il no, valore ma lo dice, no, dice, aspetta, dice ogni turno somma il valore usato, no, usato con quello precedente. Se metti che ti va di culo arrivi a 12, ben che ti vada e c'è 6 e arrivi a 18, l'amante muore e a 21 non ci arrivi mai. Quindi no, forza, hai raggiunto 13, non hai fatto 13. Ma dice quando raggiungi 13? Anche il 14 raggiunge. Ah, vuoi dire che sei proprio cadi col 13 esatto? No. Dice se raggiungi, raggiungi 13. Quindi se raggiungi 13, quindi se lo superi l'hai raggiunto. Infatti, esatto. Però il 21 non ci arriverai mai, perché metti nel caso più roseo arrivi a 12. Io sinceramente non ho capito niente, devo provare. Come? Aspetta. Attenzione, io suppongo che ci siano più amanti, cioè più amati, e quindi quando superi 13 ne muore uno. Per forza, tra l'altro. E poi passi a un altro. Ma muoiono tutti, muore per forza. La somma dei dadi già fatti. Perché ne muore uno per forza, apparentemente, non c'è modo. No, però dice choose your lover, che è uno, quindi... Sì, però ogni amante che poi dice anche, se non riesci a sposarti, un altro giocatore diventa principessa e a quel punto cambia amante, credo. Allora. Perché è proprio matematicamente in questo modo che abbiamo capito noi è matematicamente impossibile arrivare a 21 senza che muoia dal 13, esatto. Esatto, perché se anche fai 12 e poi ti esce 6 arrivi a 18 e quello schiatta. Stasera le nostre abilità di interpretazione dei giochi ci sono stanno... Se volete diamo una sbirciata all'extended edition giusto per non giocare delle cazzate. Dai, perché se no giochiamo delle minchiate e non ha neanche senso. Allora vediamo l'extended edition. Variamo con l'extended. Variamo giusto per sta roba dei dadi. Ah, l'extended edition però sono tipo 20 pagine. Sono due pagine. Con la lore, il regno degli orchi era in guerra. Il regno di Midgonald. Midgonald. Il giocatore più giovane al tavolo inizia a giocare. È un altro gioco. L'extended version è proprio un altro gioco.
E il DLC maledetto. Anche perché l'extended version c'ha due dadi rossi e due dadi blu per ogni giocatore. Quindi è proprio un altro. E sei dadi neri, tipo mille dadi. No, aspetta, torniamo a quello di prima che è meglio. Allora, è proprio un altro gioco, non è l'extended edition, è proprio quella in 3D, tipo Mario 64. Allora, cerchiamo di fare questo. Vediamo quello che succede. Ok? Sto cercando di interpretare la versione stretta per vedere se ci siamo sbagliati. Allora, facciamolo passo passo. Io suppongo che possiamo anche dare i nostri voti adesso e evitare di vedere cosa succede. Ma come? Cioè, possiamo evitarci, insomma, di soffrire per far funzionare un gioco che non sappiamo. Allora, visto che questo qua c'ha dei problemi, cambiamo gioco direttamente. Esatto. Però un'altra cosa totalmente. Cambiamo gioco. Cosa suggerisci? Comunque, aspetta, vi dico che per me, a me era però carina, mi piaceva l'idea, anche se la matematica non funziona. Ho capito, però poi non funziona. Sì, però volevo far sapere a Tengu Zame che l'ho trovato carina. È carina l'idea della macchina del tempo, non va però. Sì, a me piace l'idea. Quindi, caro Tengu, non abbiamo capito come funziona. Per la terza volta stasera... No, ma il gioco dei cammi l'abbiamo capito, perché continui a dire che i giochi dei cammi non l'abbiamo capito? Perché non ho capito un fil rouge. Va bene, passiamo a The Last Child del buon Antonio Amato. Molto bene. Per cui abbiamo tipo 13 minuti, quindi dobbiamo andare alla velocità della luce. Bene, 2099. Siamo nel 2099, dopo aver creato l'utero artificiale, gli uteri artificiali e aver sovrappopolato la Terra, l'umanità ha lasciato il pianeta. I robot e le intelligenze artificiali sono state programmate per distruggere i depositi di embrioni. Un'intelligenza artificiale si ribella contro l'ordine e genera l'ultimo umano sulla Terra. Quindi comincia una disperata fuga. No, Daring è una... Sfidante. No. Coraggiosa. Non mi viene la parola. Una coraggiosa fuga per proteggere il bambino dalle grinfie. L'audace fuga. L'audace fuga per proteggere il bambino dalle grinfie degli altri automi. Uno di noi gioca il bambino e prende 5 dadi neri, l'altro gioca l'intelligenza artificiale e prende 5 dadi bianchi. All'inizio il bambino è troppo giovane per agire e l'intelligenza artificiale è l'unica voce che sente dentro a un incubatore mobile. Si narrano delle scene riguardo la fuga in cerca di un posto tranquillo. Quando la IA insegna qualcosa al bambino, il giocatore dell'IA dà un dado bianco al giocatore del bambino. Dopo aver ricevuto il proprio primo dado bianco, anche il bambino può cominciare a interagire con l'IA e a migliorarla con nuove tecnologie, dando un dado nero indietro all'intelligenza artificiale. Non indietro, scusatemi, dando un dado nero all'intelligenza artificiale. Quando si affronta un pericolo, entrambi tirano i dadi, ma solo quelli che gli sono stati dati, ok? Quindi non quelli del proprio colore, quelli che vengono dati dall'altro giocatore del colore opposto. Se la somma dei dadi bianchi eccede la somma dei dadi neri, allora il pericolo è evitato, altrimenti si viene catturati e distrutti. Ok. Chi vuole fare l'intelligenza artificiale? Chi vuole fare il bambino? Dai, io faccio l'intelligenza artificiale che mi viene bene. Io faccio il bambino. Va bene. Ok. Allora, ho qua i dadi, eh. Ho i bianchi e neri, li tengo io. Sì, io mi segno solo quanti ne ho. Sì, ma comunque faccio io gli scambi, perché ne ho proprio 5 bianchi e 5 neri apposta. Bene. Allora... Allora, all'inizio il bambino è troppo giovane per interagire con l'intelligenza artificiale, che è solo una quindi voce nel moving incubator. Quindi narriamo la scena della nostra fuga. Mm-hmm. Allora, praticamente
c'è una landa desolata di wasteland grigie con il cielo coperto da nuvoloni viola, mm-hmm. e c'è un enorme parallelepipedo di ferro, che è uno degli store di embrioni, e da un tubo pieno di tubi di fumo che esce, di liquami che vengono scartati, da uno di questi tubi di fumo salta via quello che sembra un grosso ragno meccanico con un grosso occhio rosso al centro, che è l'incubatore mobile. Mm-hmm. All'interno dell'incubatore c'è il bambino. E il bambino si trova in questo ambiente ovattato e l'intelligenza artificiale gli sta cantando una ninna nanna con voce femminile. E praticamente questo ragno meccanico inizia a muoversi in questa wasteland grigia piena di crateri da cui esce fumo giallognolo, mentre dietro di sé questo grosso parallelepipedo rosso inizia ad emettere dei suoni tipo allarme. L'allarme immagino che rimbombi nel silenzio delle wasteland, sperdendosi nel vuoto dove solo la terra viene spazzata portando in giro la polvere, però non ci sia forme di vita, nemmeno erba, nemmeno acqua. Immagino che il ragno cominci a vagare per queste terre. Esatto, e poco tempo dopo si aprono delle finestre dal parallelepipedo ed escono delle bestie meccaniche che iniziano a inseguire questo ragno meccanico, dentro cui c'è il bambino. Uh-huh. Inizio dice che il bambino è troppo young per agire. Uh-huh. E l'IA è solo una voce. Ah, ok, l'IA è solo una voce dentro l'incubatore. Ah, ok. Sì, quindi non puoi fare nulla. Non puoi fare praticamente nulla. Okay. Allora, arrivano queste vespe e stanno per puntare i loro pungiglioni laser sul ragno e la voce di donna che rimbomba in questa embrione, cioè questa bolla di incubatore dove questo bambino galleggia, gli dice sai, lo so che non voglio disturbarti, ma c'è bisogno del tuo aiuto, perché se ti concentri un sacco puoi fare una cosa che a me serve molto e ti do un dado bianco. Ok, perché mi sta insegnando che posso concentrarmi a fare cose. Esatto. Ok. Allora, quando ricevi il primo dado bianco, allora anche il bambino può interagire con l'intelligenza artificiale e iniziare a migliorare la sua tecnologia, dandogli dadi neri. Ok. Quando affrontate pericolo, tirati i dadi, ma solo quelli che vengono dati. Esatto. Cosa importante, se la somma dei dadi bianchi eccede quella dei dadi neri, il pericolo è evitato, altrimenti venite catturati e distrutti. Quindi tendenzialmente il bambino deve imparare sempre più di quello che impara l'IA. Esatto. Ok, immagino che però l'unico... potrebbe andare male lo stesso. Immagino che l'unico modo che il bambino ha di interagire col mondo e superare gli ostacoli sia attraverso evoluzioni dell'IA. Esatto, che mi dici tu. Esattamente. Quando vuoi farmi evolvere mi dai un dado nero. Quando voglio farti evolvere, però io non è che posso dire con la mia mente mi concentro e i droidi cominciano a esplodere e tiro un dado bianco perché non ti ho fatto evolvere. No, ma un bambino non è un neonato, quindi magari ha anche attrezzi, potrebbe iniziare a leggere. Sì, sì, no, dicevo proprio meccanicamente, visto che poi si tirano tutti e due. Cioè, sto facendo il power player. Effettivamente non dice, cioè tu potresti proprio dire il bambino c'ha dei poteri psichici mega galattici, cosa serve la tecnologia? Non c'è niente che te lo impedisce, credo. Sì, sì, però sei umano. Però sei umano normale, quindi in teoria tu non hai poteri psichici. Se tu devi fare qualcosa, la fai tramite la tecnologia. Eh sì, però allora torniamo al coso iniziale. E allora io, se sono un bambino, come faccio a farti evolvere? Che cazzo, cioè vabbè. No, me lo dici. Premi un pulsante e attiva la modalità. Esatto, cioè me lo dici tu. Mm-hmm. Sì, no, è sul confine normalità, uomo normale, eccetera, eccetera. Che forse bisognerebbe un attimo mettere una regola. Comunque vabbè, andiamo avanti. Inizia a migliorarlo con nuove tecnologie, non viene detto come.
Esatto. Io sento la tua voce e ancora non riesco a parlare, però è come la voce, è come quando un bambino è nell'utero della madre, nella pancia della madre, e può sentire quello che succede attorno, e io sento quello che succede attorno, ed è come se un po' percepissi attraverso i tuoi sensi quello che succede attorno, e ti dico: ho paura, dobbiamo scappare. Dobbiamo andare più veloce di così, ti servono più gambe di così. E immagino attraverso un cordone ombelicale che mi lega a te e che è in parte biologico e in parte meccanico, in parte elettronico, io riprogrammo le tue nanomacchine facendoti spuntare più gambe. Ok, quindi mi dai un dado nero. Esattamente. E io ti dico... secondo me potete tirare per affrontare il pericolo. No, no. Io ti dico... ricordati che... dai, qualcosa queste, sulla guerra, su come affrontare un nemico. Queste nanomacchine sono molto suscettibili ai suoni acuti, e ti do un dado bianco. A questo punto le veste stanno per fare fuoco. Ok, direi che ce la diamo a gambe e tiriamo i dadi. Ok. Abbiamo fatto 6 contro 4. Quindi bianchi. 6 bianchi contro 4 neri. Praticamente sbucano queste, tu ti concentri, sbucano queste grosse gambe extra, con cui faccio dei grossi salti, mm-hmm. Partono dei raggi laser dalle vespe che ci inseguono e il ragno si intrufa dentro una grotta. Ok, immagino che dobbiamo usare anche i suoni, le voci, come dicevi, perché abbiamo tirato 2 dadi. Bah, non è detto, semplicemente io ti ho insegnato un'altra cosa, non devi per forza usarla. Dici che i dadi usati non corrispondono a ciò che mi hai insegnato per forza. Non lo dice da nessuna parte. Okay, dice no, semplicemente ogni volta che io ti insegno una cosa ti do il dado bianco, punto. Okay. Sì, anch'io ho detto così, eh. Perché non dice devi mettere le cose insegnate in gioco, esatto. per forzona. Però ad esempio noi entriamo nella grotta entrano anche le vespe e io ti dico siamo circondati, devi fare qualcosa. Io faccio, perché ci inseguono sempre? Perché ce l'hanno con noi? Io ti dico, queste macchine hanno ricevuto solo un ordine e non si fermeranno mai fino a quando non avranno distrutto completamente ogni forma di vita sulla Terra. E ti do un altro dado bianco. Sì. Devo per suggerirlo io. Stanno per rifare fuoco, ma loro sono sopra di noi dentro questa grotta. Cosa fai? Io non ho voce, anche perché sono immerso nel liquido. Per ora no. Però io ti dico, fammi parlare con loro e attraverso il cordone ombelicale di prima trasformo la tua tecnologia in modo che tu possa trasmettere la mia voce all'esterno e inizio okay. A cantare per affrontare le macchine che ci inseguono queste... Ok, hai preso un altro dado nero, loro stanno per fare fuoco ma tu inizi a cantare, vediamo se superiamo l'ostacolo. Abbiamo fatto loro 5, noi 7, quindi sì. Yeah. Io direi che tu inizi a cantare con questa voce bianca da bambino e le macchine praticamente gli esplode il chip cerebrale e le veste cadono in queste pozze di acido che erano nella grotta. E appena succede questo, io, cioè, dal mio pannello di controllo onnisciente, viene fuori tipo alert basso cibo. E ti dico, c'è un'altra questione, tu sei biologico, quindi devi mangiare. Mi dai un dado bianco perché mi insegni che devo nutrirmi? No, perché ti dico anche, cioè il dado bianco te lo do perché ti dico, purtroppo
su questa terra l'unico nutrimento che è rimasto sono gli altri embrioni. Il chilondolo bianco. Oh, carina sta cosa. Altri embrioni faccio io. Altre persone. Esatto. Io non posso uccidere altre persone per sopravvivere. Io ti dico, non le devi uccidere, basta prendere dalle pozze di scarico attorno ai magazzini di embrioni. Sono già morti. Nutrirsi di morti. E in questo il mio pensiero trasforma il tuo corpo in modo che tu abbia delle escrescenze, come si chiamano, dei tubicini che si allungano dal tuo ventre, in modo che tu possa succhiare dalle pozze e mandarmele dentro dove ho il liquido in cui sono immerso. Ok, allora io ti dico, con questo possiamo nutrirci, ma devo ritornare vicino ai magazzini e sarà molto pericoloso. Posso provare a muovermi qua nei tunnel sotterranei fino a dove le pozze di scarico penetrano nel terreno, ma so che ci sono dei tunnel molto... ci sono dei roboguardia che ci impediranno di passare se non stiamo attenti. Hai preso il dado nero prima per la cannuccia, sì, che succhia? Sì, siamo 3 contro 4. Io direi che cerco di... Sì, dimmi. No, sai cosa? Allora me la gioco così come va. E io ti dico, ma loro non ci vedranno. E ti faccio diventare trasparente, mimetico col terreno. Ah, okay. Prendi un altro dado nero. E siamo 4 contro 4, io cerco di raggiungere le pozze di nutrimento che filtrano nel terreno senza farci beccare. Tra l'altro non c'è una fine di sto gioco. Pare di no. Tranne quando allora, abbiamo fatto 10, i neri hanno fatto 12 e invece noi abbiamo fatto 16. Quindi ci abbiamo fatta. Sì, quindi praticamente tu, diventando invisibili, passiamo, cioè non facciamo scattare nessun allarme, che sono queste grosse telecamere messe nelle pietre. Tra l'altro, più ci avviciniamo al parallelepipedo, più da roccia diventano tubi metallici, grate, fino a quando non raggiungiamo un punto dove tipo miele cola da queste grate del liquido rosa, tipo magenta. Mm-hmm. E io ridiventiamo visibili soltanto magari il tubicino che si accolla a questo liquido, ed è la prima volta che ti nutri. Quindi mi dai un dado bianco? No, non ti sto insegnando niente. Ah, scusa. Però tra poco te lo do. Ok. Comunque, dimmi cosa, visto che è la prima volta che ti nutri, cosa provi? Mentre il liquido entra dentro alla mia camera di contenimento, si mescola con il liquido scarso che avevo all'interno, scarso di nutrimento. E io dico, vedo cose, sogni che non mi appartengono. E poi senti che grido, come se avessi visto qualcosa, come se avessi fatto un incubo. Ok, appena gridi mi stacco dal liquido, anche se ti farebbe bene altro nutrimento, e ti dico, sento che non vuoi stare qui. È stato brutto. Ho visto la morte, ho visto morire. Senti, morire. No, non morirai, perché stando qua vicino ho captato un segnale, viene da oltre l'atmosfera. Potrebbero essere altri come te. In questo modo potresti salvarti. Portami al sicuro. Andiamo là. Mm-hmm. Io ti dico, non ho, così come sono non posso. Cosa ti serve? Cosa ti manca? Un propulsore. Il tempo di un pensiero, e senti il tuo corpo cambiare. Dei propulsori nascono dal sotto il tuo corpo. E ok, siamo... Vai. Dicevo che una luce azzurra illuminano appena sotto di te e inizia a sollevarti leggermente da terra. Ok, siamo 5 contro 5. Vai, spacchiamo. Mentre noi...
mentre noi stiamo andando, cioè rompiamo questa grata e andiamo fuori, praticamente la grossa, il grosso parallelepipedo si anima e diventa tipo un grosso, una grossa mantide religiosa di metallo, e dalla bocca inizia a caricare un grossissimo raggio che ci vuole disintegrare mentre noi vogliamo piccolissimi nello spazio. Gojira! E succede che Kaneda, allora il nero ha fatto C5 7 7 più 6 13, mentre abbiamo fatto 10 15 16 18, quindi abbiamo fatto, siamo riusciti a superare l'ostacolo, quindi abbiamo superato questa grossa mantide di ferro robotica e siamo nello spazio. Quindi mentre questo raggio taglia come una lancia l'atmosfera, noi come una stella vogliamo leggeri verso... ma che quanto cazzo va avanti sto gioco? Basta, chiudiamo, un bel finale. Teoria all'infinito, ma è un bel finale. Esatto. Sì. Allora, quanti bambini, quanti feti morti diamo a questo gioco? Ma io direi 4.5. Addirittura, ti è piaciuto così tanto? Sì, perché se ci pensi, me lo vedevo come tipo anime disegnato alla Ghost in the Shell, con quello stile un po' dark, cioè lo script ci stava. Sì, allora... È venuto fuori una storia, per quanto comunque strana, surreale, cioè molto edgy, molto cyberpunkosa, post-apocalitticosa, matrixosa, cioè ci stava. Secondo me è una premessa molto figa. La meccanica di scambiarsi i dadi è figa, ma secondo me è molto embrionale. Quello è vero. Infatti diciamo che ne do 4 invece che 5, perché te lo concedo. Adesso ti faccio calare come hai fatto tu. Esatto. Per i due che non hanno giocato, com'è stato dall'esterno? Allora, io do da spettatore 4 su 5. Oh, onesto. Ho trovato figo, mi piace l'idea che quando aggiungi delle potenzialità alla, come si dice, alla macchina, tu devi dare un dado nero e quindi ti metti nei casini da solo. Quindi non è che puoi aggiungere delle potenzialità, bisogna stare attento, quindi tiene il gioco sui binari precisi. Poi è molto bella la premessa, l'ambientazione post-apocalittica, il bambino dentro l'utero meccanico, eccetera, eccetera. Chiaramente ci sono ancora alcune cose da aggiungere, certo. Game gli sarebbe molto bene, sicuramente. Sì. Mi però... piace anche l'aspetto biologico e meccanico, di che uno fa la parte biologica, l'altra fa la parte meccanica, che si fondono, ma sono anche in contraddizione, perché se va troppo meccanico muori. Sì, è quello che tu è figo quello. Sì, 4 su 5 ci sta tutto. Una cosa Vai. Vai Marco. Volevo solo aggiungere un commento, che mi è piaciuto molto anche la tematica dell'utero materno, che questa IA praticamente nasce come madre, tra virgolette, o comunque custode di questo bambino che non può difendersi da solo, e la tematica della crescita del neonato e della madre che gli insegna le cose, e questo dualismo. Infatti ti dirò, se morivi ci sarei rimasto male. Ok, secondo me questa cosa è un pregio del gioco, cioè vuol dire che poi la meccanica e la premessa lavorano per fare questo attaccamento. Secondo me sì, molto coerente. Francesco, cosa volevi dire? Che la cosa che forse mi confonde di più del gioco è che mi aspettavo in realtà delle scene molto più separate tra di loro durante la vita del bambino. Non so perché avevo in testa che il bambino sarebbe stato nell'utero dell'intelligenza artificiale solo durante la prima scena e poi nelle usciva scene... esatto, allora, e poi nelle scene successive noi avremmo visto che puoi farlo in entrambi i modi, cioè puoi fare che cresce addirittura, immagino. Sì. Allora, ti dirò... Sì, però in tal caso cioè, non riesci a spiegare come affrontano gli ostacoli, nel senso che te li dovresti portare dietro.
Ma dipende, se fai un hard framing dove continui a saltare, tipo... Perché poi noi abbiamo fatto un mondo molto inospitale. Uno poteva fare un mondo molto più ospitale, invece. Sì, 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 non sto dicendo che non torno, eh. Sto dicendo che mi confonde questa cosa, che mi aspettavo un'altra cosa. Detto ciò, il gioco non è male. Sì, la cosa che avrei, che mi sarebbe piaciuta particolarmente è una, però in 200 parole effettivamente è già un successo che abbia fatto così, che abbia ottenuto questo effetto, è tipo più, come si dice, regolamentata lo scambio di chi inserisce il conflitto in modo che non ci si incarti. Sì, anche secondo me, però servono dei... che sono, quindi per il limite che aveva, secondo me ha fatto un gran lavoro. No, infatti. Punto... Cosa? Di chi è il gioco? Me lo sono perso. Amato. Il gioco è di Antonio. Ah, beh, ok. Volevo commentare anch'io quel discorso della crescita del ragazzo. Allora, anch'io me l'ero immaginato come Francesco, cioè che solo la prima o le prime scene fossero come utero e poi il ragazzo crescesse. Però, come diceva Filippo, penso che si possa fare, cioè dipenda dai giocatori quello che preferiscono nel proseguire nella storia, nel far crescere, e quindi anche collegandomi la velocità o la distribuzione delle scene, perché ci stavo pensando anch'io, cioè effettivamente se il ragazzo cresce è plausibile pensare che si possa fare anche delle scene staccate, ma anche di mesi, di anni, dopo 5 anni che fuggono in mezzo al deserto, si nascondono, si vede un'altra scena che continua la storia ma senza voler essere diretta conseguenza dell'altra, e ci sta senza problemi, secondo me, cioè è proprio a gusto personale, come un film, come una storia che racconta. L'unica cosa che volevo aggiungere, e di cui ho sentito la mancanza, è che non è così limitativo, cioè noi ci siamo posti il limite che per affrontare le difficoltà il bambino dovesse interagire con l'IA e quindi con la parte tecnologica. Ma certo, non è scritto da nessuna parte. C'è scritto quando tu affronti un pericolo, tira i dadi. Non c'è scritto che per affrontare un pericolo devi usufruire della IA. Cioè, e quindi nessuno ti obbliga ad aggiungere dadi neri. Certo. Non lo so, probabilmente magari no. L'autore è consapevole di questa cosa e funziona lo stesso, magari con una prova non si può stabilire. Questo è un effetto di come l'abbiamo giocato noi, quindi cioè, c'è stata proprio questa cosa, noi abbiamo giocato il bambino come dipendente per tutta la partita dall'IA per fare qualsiasi cosa all'esterno, mentre secondo me manca mezza frasetta probabilmente, cioè è una roba davvero ridicola rispetto a comunque come è scritto tutto il gioco. Mezza frasetta, dicevo, che se appunto è inteso che venga giocato così o se si suppone che il bambino cresca e affronti le difficoltà anche da solo. Allora, io più che quello sentirei il bisogno di, perché cioè effettivamente il gioco scritto così, perché dice quando tu affronti il pericolo tira tutti i dadi che hai ricevuto, punto. Quindi cioè in teoria tu puoi ricevere solo dadi bianchi e basta. Quando prendi i dadi neri ti stai solo tirando la zappa sui piedi e lo fai solo per una roba estetica tua di guizzo, ma in teoria quando c'erano le vespe che ci attaccavano, io ti ho detto sono cattive, dado bianco, tu potevi dire lo scappiamo,